Roberto Besio, ho detto bene, e a Elettra Cerruti. Loro presentano un contributo che riguarda in modo particolare le mappe, il titolo è Didattica per tutti con le mappe, un'esperienza nella scuola del Savonese, ed è un progetto che è stato pensato e svolto in collaborazione con Rotary Club, con l'Ufficio Scolastico Provinciale, l'Associazione Italiana di Dislessia e la cooperativa Anastasis di Bologna. Buongiorno a tutti. L'apprendimento è un processo complesso che ci permette di vivere delle significative emozioni. Da un lato la fatica cognitiva di elaborazione, di comprensione, di organizzazione, ma dall'altro anche il piacere di conoscere, il piacere di condividere, la curiosità di scoprire e ancora l'osare, il poter volare lontano. Quindi, riflettendo, imparare è un processo reciproco, circolare, genera una modificazione in entrambi i soggetti, coinvolge la persona nella sua integrità emotiva e cognitiva, avviene all'interno di una relazione che valorizza le potenzialità piuttosto che le incapacità, favorisce il sentimento di efficacia e origina un atteggiamento propositivo, la fioritura di nuove idee e ancora di nuovo il permettersi di osare. Perché dislessia? Perché Associazione Italiana Dislessia? Perché se la dislessia è una neurovarietà che determina un diverso funzionamento e quindi un differente modo di apprendere, se io utilizzo questo punto di forza, allora non è un limite, ma diventa una ricchezza per tutti, attraverso appunto una didattica inclusiva. Proprio da questo concetto il progetto ha originato un'idea che è partita dal bisogno del singolo per andare poi ad un contesto, come in modo molto chiaro prima ci è stato presentato. Quindi come associazione dislessia non abbiamo pensato al bisogno del dislessico, ma abbiamo pensato a una esperienza che potesse generare un cambiamento nella didattica, in un'ottica appunto di inclusività. In questo senso quindi è nato questo progetto che ha visto gli attori che prima venivano citati, la forza è quella della rete, cioè la possibilità di mettere in rete istituzioni, associazioni e i singoli. Il Rotary ci ha permesso questo con un contributo, con un finanziamento, non un contributo. Che cosa abbiamo fatto? Allora, attraverso lo strumento di Teacher Mappe, che è appunto uno strumento della cooperativa Anastasis, che è stato fornito ai docenti delle scuole, è stato suggerito e proposto appunto una modifica nella loro didattica utilizzando questo strumento non per il dislessico ma per la didattica nella proposta appunto curricolare che veniva fatta alla classe. Il software Teacher Mappe permette l'utilizzo del libro digitale con tutta una serie di operazioni all'interno del libro stesso e la simultanea creazione di mappe. La possibilità di recuperare fonti e materiali dalla rete, eccetera. Quindi è avvenuta una prima formazione ai docenti. E questi sono un po' i dati
della realtà dalla quale ha originato il progetto. Quindi stiamo parlando di Savona e provincia e La Spezia. Vedete che il progetto è un progetto triennale che ha coinvolto tutti gli ordini di scuola. Quest'anno è appunto la terza annualità e prevede il coinvolgimento della scuola media, cioè della scuola secondaria di secondo grado, scusatemi. Sostanzialmente abbiamo dei numeri che sono intorno alle 300 unità di classi, quindi fate il conto rispetto al coinvolgimento degli alunni. Il progetto ha modificato effettivamente positivamente innanzitutto il potenziale umano e poi la ricaduta che c'è stata anche sull'effetto sulla didattica. Quindi l'Associazione Italiana Dislessia, che era uno dei partner originari del progetto, di fatto ha utilizzato questo progetto, ha condiviso questo progetto a livello nazionale, ritenendolo un'esperienza di buona prassi. Buona prassi perché di nuovo è un'ottica di rete, quindi che prevede sempre il coinvolgimento anche delle istituzioni, e buona prassi perché è facilmente replicabile in altre realtà. Che cosa abbiamo osservato? Allora, la risposta degli insegnanti si è tradotta in termini di attività con i ragazzi. Le ridotte risorse umane e informatiche, che sono sicuramente una criticità reale, però di fatto non ha impedito l'attivazione. Ancora si sono tradotte in termini di concretezza e di partecipazione attiva, quindi da parte degli insegnanti è emersa la voglia di fare, il passaggio di informazioni e di esperienza ai colleghi. Il progetto prevede la somministrazione di un questionario di entrata ai docenti e un questionario di uscita al termine dell'anno scolastico. Che cosa è emerso da questi questionari? Da parte dei ragazzi, affermazioni appunto: è troppo facile studiare, faccio meno fatica, è più facile stare attenti. È divertente, ho imparato a studiare, è più facile fare le mappe, riesco a comprendere. Cosa è emerso invece da parte dei docenti? È stato piacevole utilizzare questa modalità con tutta la classe. Ancora, è stato motore di cambiamento personale del docente perché è andato ad agire su proprio stile di insegnamento, andando un po' a evidenziare, mettere in luce quelle che erano le caratteristiche e quindi in qualche modo porre dei cambiamenti. Quindi ha cambiato in alcuni casi proprio il modo di preparare la lezione. Le mappe sono confermate come uno strumento nella didattica positivo, che soprattutto se vengono create con la classe. Ancora non si vede, forse rimane sotto, ma Teacher Map è un ottimo strumento commerciale, ma in rete ci sono ottimi strumenti free. Questo è un aspetto molto importante sul quale voglio soffermarmi, perché una delle considerazioni che possiamo fare da questa esperienza è che l'uso di Teacher Map, che per le caratteristiche che avrete visto o che vedrete, è immediato, di fatto ha permesso in qualche modo di rompere il ghiaccio. Così quello che stiamo osservando oggi è che dove si è partiti con questa modalità c'è una ricaduta a pioggia anche su strumenti informatici free, che magari sono meno accessibili in termini di semplicità, di trasparenza, ecco, di uso, ma in realtà però ci permettono di poterci accedere facilmente. Ancora i ragazzi hanno iniziato a modificare il loro modo di pensare e di studiare. Non hanno avuto difficoltà di utilizzo
E un altro aspetto veramente importante è quello che gli insegnanti hanno potuto percepire che gli alunni apprezzano il lavoro fatto dai docenti stessi. Quindi vedete che quei due aspetti iniziali che sottolineavo rispetto all'apprendimento, cioè quello delle emozioni, che sono sì fatica cognitiva, ma è anche il piacere, in questa esperienza è stato possibile proprio in qualche modo vivere entrambi questi aspetti e generare comunque un cambiamento. Ora, a testimonianza di questa di questo sviluppo, passo la parola al collega Roberto Besio, che vi mostrerà effettivamente poi che cosa è successo. Grazie. No. Allora, io sono uno di quei 300 insegnanti che sono stati coinvolti in questo progetto triennale. E un dato che ci colpiva in particolare, venendo anche qua in macchina, che è stata un'occasione per vederci con calma, perché ci si vede sempre di corsa con tutti gli impegni che si hanno, è il numero di alunni coinvolti, perché in questi 3 anni sono cifra 3 zeri, quindi 6.000-7.000 studenti, che uno, quando pensa alla propria classe, non pensa di avere tutto poi questo movimento intorno. Io vi presento in particolare quello che è emerso dall'attività conclusiva, cioè c'è stato un momento nella primavera, 17 maggio 2014, in cui si sono tirate un po' le somme dell'anno di esperienza. A me la cosa che ha colpito soprattutto di questo incontro, che non è stato un semplice incontro dove degli esperti ci hanno fornito delle nozioni interessanti, dove abbiamo scambiato semplicemente le nostre esperienze, ma tutta la fase di preparazione, perché quest'anno in particolare il gruppo dei docenti si è veramente confrontato. La metà dell'incontro finale è stato praticamente una presentazione integrata dei lavori dei vari istituti comprensivi della provincia di Savona e di Spezia, che sono stati coinvolti. Innanzitutto abbiamo deciso insieme, grazie all'aiuto dei formatori, di dividerci dei compiti, perché non fosse semplicemente un presentare il lavoro fatto in classe. E ad esempio si è partiti proprio da una riflessione a monte, che è stata affidata all'Istituto Comprensivo Savona 4, di cui faccio parte, mentre l'Istituto Comprensivo di Bergeggi si è focalizzato su come facilitare l'apprendimento, l'Istituto Comprensivo di Cairo, che è anche un CTS, ha attivato come costola della cosa chiamiamolo dopo scuola, e ha presentato l'esperienza di questo. E l'Istituto Comprensivo Savona 2 si è occupato di come questo intervento poteva essere vantaggioso sull'eterogeneità, no? Ne abbiamo detto anche prima, no? Le classi sono sempre più formate da situazioni di diverse difficoltà di apprendimento. La gestione del lavoro di gruppo, soprattutto con l'utilizzo della LIM, e l'avvicinarsi ai contenuti complessi, soprattutto per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, l'affrontare l'esame, la prova Invalsi, tutta una serie di aspetti del genere. L'Istituto Comprensivo di Finale si è occupato di inclusione e l'Istituto Comprensivo di Arcola, soprattutto grazie alle grandi potenzialità tecnologiche di un alunno, ha creato una piattaforma per la condivisione dei materiali, e si è arrivati poi alla situazione finale, cioè al discorso della valutazione. Io volevo tornare un attimo a monte per non presentare quello sul quale abbiamo lavorato noi come Istituto Comprensivo 4, però perché mi premeva dire 2 o 3 cose anche a supporto di quello che è stato detto prima, e volevo presentarmi brevemente il lavoro emerso dal mio gruppo
si è bloccato. Ci ritorniamo. Lo sapevo che la tecnologia mi si sarebbe rivoltata contro. È normale. Allora, vediamo se riesco. Sì. Allora, spiegare un po' la situazione all'interno della quale ho lavorato. Quando ho deciso insieme agli altri colleghi di fare questa riflessione a monte, ho pensato al titolo del progetto, non a didattica per tutti con le mappe, e mi è venuto in mente la scarpetta di Cenerentola, perché uno pensa che lo strumento compensativo vada bene per tutti, no? Però secondo me noi insegnanti dobbiamo trovare la singola scarpetta che va bene a tutti i nostri alunni, no? Che ognuno ha esigenze diverse, quindi non c'è la bacchetta magica. E quindi la prima riflessione è, sì, ci sono questi sussidi, però non tutti vanno bene per tutti, ecco. Poi io mi sento di essere fortunato, perché comunque sono in una scuola dove in tutte le classi c'è un proiettore interattivo, c'è il personal computer, la connessione veloce alla rete, programmi free di videoscrittura, teacher map in tutte le classi, il registro elettronico che ci permette di condividere materiali didattici. Non tutte le scuole italiane sono messe in questa condizione. Però mi premeva dire che la tecnologia non risolve ancora una volta il problema, e quindi la metodologia didattica è fondamentale, perché puoi avere tutti gli strumenti compensativi che vuoi, però se non pensi come utilizzarli, come farne una risorsa, non servono a nulla. Io ho avuto la fortuna di poter usare questo software con la LIM, come dicevo prima, e questo mi ha permesso innanzitutto di non fare una grossa fatica, non dover trovare gli escamotage per lavorare su tutta la classe, perché il materiale poteva essere comunque sempre condiviso, non solo in classe ma anche poi con il collegamento a casa. Naturalmente chi ha la possibilità di lavorare con la LIM si rende conto che anche solo la presenza facilita l'attenzione degli allievi. Nei commenti degli insegnanti c'era anche il mio. Io ho sicuramente messo in atto dei cambiamenti nel mio modo di preparare le lezioni, regolare la mia quantità di parole e di concetti che ho detto in un'ora, e la mappa serve anche a me come strumento compensativo in questa direzione, perché sì. E poi soprattutto ho lavorato sul concetto del linguaggio. Una difficoltà forte nel lavoro in classe è quello sempre di rendersi conto che molto spesso parliamo due lingue diverse, abbiamo due funzionamenti diversi con gli allievi. E se già non ti rendi conto di questo, poi dici, ma come mai non stanno attenti, come mai non seguono? Mi è sembrato di essere chiaro, no? Già quando ti fai queste domande vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Noi siamo, dico cose che sapete già sicuramente, migranti digitali, loro sono nativi digitali, e questo non è solo una maggiore predisposizione all'utilizzo dei software o degli hardware, ma è anche proprio un funzionamento diverso. Noi siamo monotasking, loro sono multitasking, e quindi anche nella preparazione delle lezioni la multimodalità, che è già stata citata anche in precedenza, è fondamentale. E poi avevo messo qui una serie di elenchi di mappe, però non mi sembra in questo caso il contesto. Vorrei arrivare alla conclusione, quello che ci ha portato a riflettere a Elettra e a me su questa esperienza, che è sicuramente positiva, e rilascerei la parola a Elettra. Sì, è solo l'ultima diapositiva. Quindi le organizzazioni sociali, scolastiche, sanitarie e associative possono essere in grado di sviluppare azioni sinergiche. In questo orizzonte si realizza l'inclusività. I giovani fioriscono e si pongono il problema anche di come prendersi cura della loro comunità. E in questo orizzonte gli adulti sanno mettersi in gioco. Grazie. Bene, grazie.
Pietra Cerruti e Roberto Besio per questa ricerca, direi qualitativamente e quantitativamente molto importante, perché il livello degli studenti coinvolti è molto elevato. Voi avete toccato anche dei paesi che mi stanno molto cari. Io sono una frequentatrice assidua della Sagra del Raviolo di Arta e una frequentatrice assidua del cinema che si fa il Castello di Amelia d'estate. Lo conosco molto bene, quindi mi fa ancora piacere. Ci tenevo a dire una cosa, perché il passaggio che loro hanno fatto è veramente questo all'interno dei processi inclusivi ed è, diciamo così, molto interessante, perché in realtà il trend è quello non tanto appunto di parlare, un po' si era detto già prima, di etichette di bisogni educativi speciali, per esempio, di DSA, ma di svolgere una didattica o di utilizzare in questo caso delle mappe piuttosto che altri strumenti che abbiano una valenza inclusiva per tutti. Ricordiamo che l'Index per l'inclusione dice che, richiamando poi un documento dell'UNESCO in realtà, dice non dobbiamo parlare, dovremmo superare insomma il concetto di bisogni educativi speciali, che poi in questo momento in Italia non so bene perché va molto di moda, però quello che ci interessa è la riduzione degli ostacoli all'apprendimento e alla socializzazione, e questa ricerca focalizza proprio secondo me questo obiettivo molto chiaro di riduzione degli ostacoli all'apprendimento, facendo appunto dell'insegnamento una pratica democratica. Grazie molte.